Ciao a tutti ragazzi, io sono Chloe ed oggi siamo tornati su The Cave. Ci eravamo lasciati che avevamo preso, anzi trovato, i souvenir per il tizio qui che praticamente ruba alla caverna. E ci aveva aperto la porta che appunto dava al tour appunto della caverna stessa. Direi di poter iniziare ad avviarci. Allora, vecchio cartello, vediamo, esonero e limitazione di responsabilità della caverna. Entrando in questa caverna, la caverna, l'utente accetta di esonerare la caverna SRL, la sua società controllante, gruppo Aluminio Amalgamato, e tutte le società controllate dalla caverna, reali o fittizie, da eventuali danni fisici, emotivi o spirituali e per tutta la durata della visita alla caverna. Non so leggere oggi. Vabbè, anzi oggi, sempre. E per un minimo di un anno a un massimo di 5 anni in seguito all'uscita dalla caverna. Questi sono pazzi. La caverna non è inoltre responsabile di eventuali danni, perdite o furti a o di oggetti personali e capi d'abbigliamento. L'utente acconsente inoltre a rimborsare completamente la caverna di eventuali danni causati o non causati durante la visita. Buona escursione, ma cosa? Va bene. Ok. Well, that was a close one. It does bode well for our intrepid spelunkers that they navigated that maze of intrigue. I have high hopes for this group, much better than the last. I think they may still be down here. I should probably get them out. Nothing scares away the tourists like a rotting corpse. Oddio, quindi ci stanno cadaveri putrefatti? Oh, sì. Vedi tu che sei praticamente una casinista di quelle assurde. Ok, vediamo se ce la facciamo. Sì. Oh. Bene. Che opportunità. Ah, quindi praticamente cavaliere. Cos'è? Si è sentito male? Non so, è morto? Boh, va bene. Qua c'è uno scheletro. Ok. Non riusciamo a salire. Sì, allora cosa serve? Boh, vabbè. Ok, ci sono tre luci, quindi probabilmente devo montare su con tutti e tre. Ok. Devo riuscire a centrare la cassa, magari. Ecco, esatto. Forza. Esatto, esattamente, sì. Come dicevo io. Bisogna montare tutti e tre per farlo azionare. Ok, tour della caverna. Guarda quante cascate. Ok. Però io te non ti uso perché mi stai proprio antipatica. Some say chivalry is a trait that cannot be learned. It is a quality you are born with. That may or may not be true, but what is true is you can't steal it. It's a lesson our brave knight friend is about to learn, or a lesson we hope he is about to learn before anyone else gets hurt, or maimed, or killed, or eaten alive. Forget I said eaten alive. Spoilers! Ok, quindi praticamente si parla del cavaliere. E a quanto pare qualcuno avrà mangiato vivo? Bene. Che bello. Ok, vengono giù da soli. Tour nella caverna. Ok, se vado di là di sicuro muoio. Quindi andiamo di qua. Ok, no, di qua non si va. Però non ho ancora capito. Allora, la viaggiatrice fa questa cosa che si teletrasporta tipo. Ce la facciamo? Ok, fa così. Questo fa una specie di bolla d'aria. Ok,
Quindi non so, forse riesce a sopravvivere sotto l'acqua, insomma, diciamo, a respirare. E questo non riesco a capire cosa c'ha delle ali, tipo, non so, boh, vabbè. Allora. Fiamma che scotta, ma va. Ok, qua c'è un cancello chiuso. Fuoco. Ok, qua è chiuso. Dobbiamo andare per forza lì qua sotto. Ma se servisse tutto questo? Sì, grande. Ok. Fiamma. Fuoco. Ah, ok, siamo. Oh, sì, va bene. Ok. Benissimo, abbiamo rifatto tutto il giro di nuovo. Vabbè. Come perdere tempo? Sì, tempo. Va bene, come perdere tempo. Ok, quindi andiamo da di qua. Un ponte. Another fine knight hath cometh to try and pulleth Excalibur from the stoneth. Only the worthy may attempt such a feat. Prove thy worth by first winning the love of my daughter. She is quite prickly, and I fear she will never wed. Returneth with her amulet as proof of her love, and thou wilt be granted a chance to pulleth the swordeth from the stoneth. Ma come cavolo parli? Hast thou the amulet of mine favorite daughter as proofeth of her love? No. Va bene. Dobbiamo andare a cercare la principessa. Voilà. Ok, qua è chiuso, quindi dobbiamo salire. Ok, sono teletrasportati di nuovo questi. Vedo che c'è un modo veramente molto strano di arrampicarsi sulla corda. Quindi qui. Ok. Di là non riusciamo a salire, quindi qua. Ah, eccola. Please, not another chivalrous knight trying to win my love through misguided feats of bravery or bribery. I really need to talk to my father about this. Okay, let's get it over with. Go prove your bravery by returning with the gold the dragon is guarding. Do that, and I'll give you my amulet as a token of my love. Blah, blah, blah. That is what you want to hear, right? Dragon, gold, amulet, in that order. Men, I just want to be an electrical engineer. Mamma mia. Quanto sei smorfioso. Ma che te... Vabbè. Fatemi dire cattiverie. Stavo veramente dicendo una cattiveria. Ah, ok, adesso non ho aperto della caverna. Quindi... Ok. Allora, di qua si va alla principessa, ma tanto non possiamo andarci perché ha detto drago, quindi di qua. Fiamma che scotta, fuoco. Fiamma fiammante. Oh, di qua ci sono i teschi. Non ho dei teschi. Occhio alle fiamme. Ok, grazie dell'avvertimento. Ok, qua ci sono un sacco di ossa, di resti, di persone. Fuoco, va bene. Qua addirittura ci sono... Boh. Guardate lì, c'è la Excalibur, così come l'hanno chiamata, come l'ha chiamata il tizio lì. C'è anche la fiamma, va bene. Il figlio trascurato. Ahia, quanti figli. Certo che comunque veramente tua madre tenere tuo fratello così è proprio wow. Va bene. Quindi aveva tanti fratelli. Ha tanti fratelli, non lo so. Comunque, vabbè. Veniva trascurato il nostro zotticone.
Ok. Poi, non so se ci avete fatto caso di come, diciamo, tra virgolette, corre, saltella, guardate che roba. Mi fa morire. Ok, andiamo dal drago. Macho. Questo sarebbe il drago. Ok. Sì, mi spostassi questo. No. No. Va bene. Allora lo tiro. Ok, posso. Macho. Cioè, praticamente tutte queste sono persone morte. Queste armature e quant'altro. Vabbè, quindi mi serve da spingere da questo lato, immagino. Sì, direi di sì. Benissimo. Eh sì, quindi quello si è sentito male e lui praticamente ha preso il suo posto. Il plebeo. Guardate il cavallo, è arrabbiatissimo. Vabbè, quindi praticamente non è un vero cavaliere, ma è un semplice plebeo. Plebeo, vabbè. Veramente, oggi è proprio una giornata fantastica. Chiudere a chiave. Ok, lì c'è l'oro del drago, quindi drago, oro, amuleto, ha detto la ragazza. Ok, però ci serve la chiave, quindi cerchiamo di andare a prendere questa chiave. Nell'unica strada possibile. Ahia, scorta, va bene. Ok, quindi siamo dall'altro lato praticamente, al posto di andare dal drago andiamo di qua. Questo? Va bene. Ok. Eccola qui la chiave. La possiamo usare la tizia. Fantastico. Ok, quindi non possiamo avvicinarci alle guardie perché ci uccidono. Buona sapersi. Allora, un attimo che vado. Don't you knights ever listen? If you want my amulet, you need to return to me with the dragon's gold. Dio mio, quanto sei antipatica. Questo cos'è? 2, 3, 4. Ah, ok, va giù un attimo, un'ora. Oh, ecco, guarda. No, 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 no. No, che mi uccide, no. Allora, innanzitutto veniamo con lei che... Dovrebbe riuscire a passare dentro le sbarre lì e prendere qui. Ok, esattamente. Sì, fantastico. E poi c'è questa che volevo andare questa qui sotto, quindi. Allora, aspetta un attimo. Riesci a salire un attimo, per favore, che voglio andare a prendere quel...
Ok, benissimo. L'arrivo al lavoro, ok. Benissimo. Perché sono veramente... Ce la facciamo? Sì, perché sennò se scendiamo quello si uccide. Allora, io direi che tu molli qui la chiave, perché tanto comunque vorrei che la prendesse appunto lui. Ok, quindi dobbiamo andare dal drago, aprire là appunto la sbarra lì, la... non so come definirla. E prendere appunto l'oro del drago in modo che la principessa ci dia il suo amuleto. Ok. No, ma non lasciarla lì. Ok. E niente, allora ti distraggo. Per forza. Andiamo a distrarlo. Benissimo. No, aspetta, è questo. No, non ce l'abbiamo fatta, allora aspetta. Quindi fino a qua posso arrivare. Fino a qui. Vediamo se ce la facciamo. Ah, preso. Ok, e niente. Mi dispiace, tanto comunque stai dormendo, quindi non c'è problema. Like someone forgot to close the gate to the dragon's den. I'm sure the princess will be fine. She's way up in the tower. I don't think dragons can fly. Pigli per il She'll be culo. fine. Tutti morti. Oh. Io dico che è Sounds like that morto. dragon is gone, probably a million miles away from here. Sì, ma guardate la stanza della ragazza. Seconds away from getting the princess's amulet. Oh, the suspense is killing me. The suspense was killing someone. It just wasn't me. Worst first date ever. Wow. Well, looks like the knight is out of luck. He's never going to get her amulet now. Forse sì. I stand corrected. Looks like it's a win-win. Well, not for the princess, but win-win for the knight and the dragon. When our brave heroes get back to the king, my advice would be to skip over this part. Sono già da questa parte. Non conviene. No. Allora, vediamo. Qui, no, scendi qui. Dai. Scendere su. Bene. Però io, sinceramente, no. Sì, vieni su tu un attimo. Perché avevo visto, allora mi ero fermata prima. Quando appunto avevo l'oro del drago, mi ero fermato un attimo perché c'era il tizio lì che stava controllando, sembrava tipo dinamite.
Visto che all'inizio ce l'aveva fatta prendere la dinamite, non vorrei che magari io devo prendere la dinamite. Che magari poi invece non la piglio, poi ci serve. Infatti, vedi, ecco. Appunto. Insomma, magari ci serve questa. Sto arrivando, eh. Questo pari, dai, ok, sei pronto? Andiamo. Let's hope the king doesn't ask how the princess is doing. Awkward. Oh, don't forget to wipe the princess bits off the amulet before giving it to the king. It's Dai, just che good manners. schifo. Mi auguro che non ci siano pezzettini del genere, cioè io che schifo, che dobbiamo fare di nuovo qui? Madonna, stavo per sbagliare il pulsante. The brave knight returns with my daughter's amulet. Sì. And the first ever to do so, I might add. My daughter can be hard to swallow sometimes. As promised, ye have won the right to attempt to pull the sword from the stone. You must have really proved your undying love for her. Ooh, why did he have to say undying? Evidentemente sì. Quindi in un certo senso questo ragazzo qui sarebbe Semola. Knight seems to be having some problems pulling that sword from the stone. Raise your hand if you're surprised. Yeah, me neither. You should have put some more points into charisma and chivalry. Ma devo per forza? Mi scusi, non ce la fa. Come si fa? Keep trying, son, or should I say, son-in-law? Però in effetti qui sotto ci stanno tutti questi massi. Vedi che serviva la dinamite? Vedi? Allora, aspetta un attimo. Era, no, di qua. Ed era qua sotto, da questo lato dove c'erano i teschi. Sì, da questo lato. Così. E c'era Chuck la fiamma, che secondo me era molto utile. Vedete? Se io metto la dinamite qui, secondo me qua fa, no, un'esplosione di più. Ok, esatto, benissimo. Adesso ce la fa per forza. Eh sì. I knew you could do it. You have proven your honor and won the right to marry my daughter. I'm going to run to her with the good news. Wait for us in the garden. As soon as we return, the wedding can begin. Who says cheaters never win? Losers, that's who. The king seems pretty excited about his new trial by sword-pulling son-in-law. Ooh, sounds like he's off to hug and congratulate his favorite daughter on the upcoming wedding. Yeah, well, what's left of her anyway? Quasi quasi, però andrei a controllare un attimino, scusami. This might be a good time to, as we say in showbiz, exit stage left and quickly. Sì, mo adesso esco di scena, volevo solo vedere un attimo la faccia del padre quando vede la figlia che, insomma, è stata ma no, non è di qua, è stata maciullata, insomma, mangiata da dal drago. Ho paura a guardare. You must have paid for the all-you-can-eat royal buffet. Buono? Benissimo, quindi ha mangiato anche il padre. Fantastico. Già. Ok. No. Ok, andiamo direttamente con lui. Pensavo
Pensate, da chissà da quanti anni è che c'è stato tutto sto gazebo fatto così. That sweet smell of cotton candy and roller coaster vomit can mean only one thing: the carnival is in town. And you know what these three would love even more than going to the carnival? Sneaking into the carnival. Oh, come on, there's no shame in it, really. It's a victimless crime, unlike the crime about to be committed by someone who shall remain nameless. But it rhymes with Bill Hilly. Lomacone, quindi direi zoticone. Ok, allora, quindi la storia del cavaliere l'abbiamo vista. In poche parole ha fatto finta di essere un cavaliere e quindi praticamente è nato sì dal drago, però ha lasciato aperta la porta senza chiuderla, ha preso l'oro e niente, praticamente si arrecca la principessa con tutti quanti le guardie, sono praticamente tutti morti, quindi praticamente è un imbroglione. E niente, io direi che possiamo fermarci qui per questo episodio. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, se volete commentate, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.